1 o 2 giorni per discutere di norme stradali, tutela ambientale e del ruolo delle polizie locali. Si tiene a Palazzo Ducale il corso di formazione promosso dall'ANVU, l'ente formativo accreditato presso il Consiglio dei Ministri e organizzato in collaborazione con ACI e Provincia di Lucca. Tra i relatori, oltre che alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, magistrati e segretari di associazioni del settore. Il focus del corso è indirizzato all'aggiornamento in ambito di tutela ambientale, norme stradali e falsi documentali. Attività svolte quotidianamente, ma che, secondo il presidente della provincia Stefano Baccelli, meritano maggiore evidenza. È importante che la polizia provinciale abbia voglia di raccontare quello che fa. È importante che ci sia il coraggio di dire che ci sono funzionari pubblici che fanno bene il proprio lavoro, che meritano i soldi che guadagnano, che fanno un lavoro efficiente per il territorio e per la comunità. Non bisogna nascondere queste cose, soprattutto in una reiterata strategia che va verso l'abolizione o lo svuotamento delle province. E proprio riguardo al futuro della polizia provinciale, il comandante Marco Martini indica i possibili scenari futuri. Ma il futuro della polizia provinciale è strettamente connesso al futuro della provincia come ente. Attualmente c'è sul tappeto una discussione che riguarda la possibilità di confluenza nel corpo forestale dello Stato, sul quale oggi ci confronteremo e vedremo lo stato dell'arte. Ma ripeto, tutto è fortemente connesso e legato al futuro delle province.